ha avvertito fin da subito l'esigenza, poi sviluppata gradualmente, di dotarsi di una propria biblioteca, forse una delle più piccole biblioteche al mondo, come potrebbero testimoniare alcuni ravennesi presenti che hanno accompagnato il percorso del centro, e qui presente Salvatore Sorrentino, il professor Sorrentino, che era sindaco del comune di Ravello quando nel 1983 costituimmo il centro, e in epoca più recente lo è stato Paolo Imperato, oggi presidente dell'associazione Ravello Nostra. Tutti i sindaci che sono sostituiti a Ravello hanno sempre accompagnato, per la verità, con grande vigore l'iniziativa del centro. Abbiamo sempre avuto, dicevo, a riferimento questa idea della biblioteca. Lo dirà poi meglio di me, intervenendo nel merito durante il dibattito, la dottoressa Maria Carla Sorrentino, che è una risorsa del centro proprio dedicata, una risorsa particolarmente specializzata sia per studi che per propensione e sensibilità culturale a questi temi. Io nel mio percorso anche di amministratore pubblico ho incrociato tante realtà di questo genere. Si diceva poc'anzi delle biblioteche, lo diceva la dottoressa Califano, della complessità e anche della ricchezza del patrimonio detenuto in Campania. Le province sono, da questo punto di vista, un riferimento sul territorio nazionale particolarmente significativo. Non è certo questa l'unica ragione, ma non voglio addentrarmi in uno specifico che ci porterebbe sicuramente fuori traccia, per cui io non condivido questo ridimensionamento fino, diciamo, ad una sorta di quasi di estremo sacrificio di una dimensione istituzionale e territoriale intermedia che serve al territorio e serve anche alla cultura del territorio, perché per esempio, per restare proprio al caso di specie, le biblioteche provinciali hanno rappresentato e rappresentano tutto un grande riferimento. Credo che proprio la dottoressa Califano, l'esperienza dell'AIM in Campania, possa essere anche come dire, testimone di un'azione molto efficace. Abbiamo sempre guardato alla biblioteca, vuoi che si trattasse di un piccolo riferimento locale, vuoi che si trattasse invece di un grande riferimento anche, diciamo, sul piano, come dire, dell'occupazione di spazi cospicui, della custodia di un patrimonio significativo. La Biblioteca Provinciale di Salerno ha 350.000 volumi del proprio patrimonio, custodisce 5 centine in Cunaboli, insomma un patrimonio anche documentale rilevantissimo che, per la verità, anche durante l'amministrazione che ho presieduto per due consecutivi mandati, dal 1995 al 2004, è stato fortemente incrementato. Pensate che una volta partecipai telefonicamente, con una procedura interminabile che durò alcune settimane, ad un'asta di Christis per aggiudicarci, ed è custodito nella biblioteca provinciale, una practica brevis, un codice di plateario datato intorno al 1090-1100, e quindi siamo in tema di scuola medica salernitana. C'era questo documento in giro, venimmo a conoscenza della possibilità di acquisirlo al pubblico patrimonio della provincia di Salerno, e ci sembrò abbastanza importante e significativo adoperarci per avvalercene, appunto. Oggi è non soltanto alla pubblica fruizione, ma è stato anche oggetto di studi, di pubblicazioni, di approfondimenti e via dicendo. Ecco, dico questo perché il riferimento, appunto, della biblioteca è stato sempre abbastanza centrale nella politica culturale di quegli anni per gli enti locali. Forse nel tempo presente non lo vedo molto incisivo come momento di impegno da parte delle amministrazioni pubbliche. Questo è un deficit che dobbiamo a tutti i costi colmare, e quell'auspicio che veniva inizialmente espresso di una rete che sostanzialmente già esiste perché incardinata intorno alle istituzioni di riferimento, l'AIM a livello nazionale, le sue ramificazioni regionali, ne è naturalmente eloquente testimonianza, ma anche una rete un po' più minuta, ma al tempo stesso, seppure sottile, vigorosa e resistente,
che associ le esperienze locali, che costruisca momenti di scambio, di relazione culturale, di nuova aggregazione, di diversa modalità di socializzazione intorno al riferimento della biblioteca, credo che abbia la sua rilevanza. E ripeto, nel percorso che ho attraversato in lunghi anni di impegno politico e di servizio alle istituzioni, vedo un po' come un susseguirsi di tanti fotogrammi, queste diverse esperienze così appunto differenti tra loro, ma così profondamente uguali rispetto all'oggetto dell'intervento dell'attenzione, il libro. Una minuscola biblioteca in una frazione di un comune del Vallo di Diano, Arena Bianca, frazione di Montesano sulla Marcellana, dove ancora oggi, per la verità, anche dal centro di Ravello, ogni tanto conferiamo qualche piccola parte di materiali, magari le nostre pubblicazioni, che ci hanno anche consentito, per restare all'esempio del centro, di incrementare, data la penuria di mezzi economici e finanziari di cui disponiamo, di incrementare il patrimonio librario della biblioteca di settore, la nostra specializzata nel campo della tutela e della valorizzazione e della conservazione del patrimonio culturale. Però insomma lo scambio ci è servito per acquisire alcune testimonianze, alcuni volumi, tante pubblicazioni che diversamente non saremmo stati in grado di acquistare, e quindi non avremmo potuto alimentare, perlomeno da questo punto di vista e con questi strumenti, l'attività di ricerca, di studio, di nostri esperti, di membri del comitato scientifico che quando vengono a Ravello per i nostri incontri periodici poi però approfittano anche per approfondire i propri studi, per trovare il tempo per una ulteriore attività di ricerca. Ecco perché io dico che complessivamente, dal piccolo esempio che ho fatto di Arena Bianca a questo riferimento che oggi ci ospita, la Biblioteca San Francesco, è stato sempre un riferimento. È bello che in una piccola realtà locale, rinomata per tante altre cose, ma insomma con la necessità anche di affermarsi per la produzione culturale e per tutto quello che Ravello rappresenta, non soltanto di fronte al mondo, nella comunità internazionale, ma anche nel contesto culturale e sociale locale della penisola amalfitana, della provincia di Salerno, della regione Campania, che tanti anni fa i padri abbiano avuto questo pensiero, questa attenzione di realizzare un riferimento con la Biblioteca San Francesco. E quindi ci sono tanti esempi che si possono appunto moltiplicare, ma ci sono anche quelle situazioni in cui ho fatto riferimento che oggi suscitano un'estrema preoccupazione nella pubblica opinione. Ne abbiamo fatto qualche volta oggetto di dibattiti, di approfondimenti. Spero che un giorno o l'altro, insomma, il legislatore si convinca dell'opportunità di mantenere in vita, ma alimentandole seriamente, determinate istituzioni che non soltanto servono al territorio, ma che depaupererebbero il territorio qualora fossero soppresse o fortemente ridimensionate, di riferimenti di questo genere, restando proprio all'esempio della provincia di Salerno, che ha questa bellissima biblioteca. Sono io che ringrazio voi intanto per l'invito all'evento di stasera, che, come dire, si inserisce con grande autorevolezza nel quadro della programmazione culturale di questa città. Non lo dico per piaggeria, ma perché dallo scampolo di proiezione prima, dalle riflessioni introduttive che pure si faceva, appare evidente agli occhi di tutti che svolgete il vostro territorio soprattutto con, ecco, questa prospettiva di metterci in rete, un lavoro oggettivamente meritorio a beneficio della cultura. Perché Ravello Nostra, ripeto, convintamente sostiene, ma per due ordini di ragioni. Una, più nell'immediato, come dire, stasera la toccherete, tra l'altro due nostri soci, due risorse preziose di questo sodalizio, uno è stato formato
come dire, acquisito da poco, saranno ovviamente relatori di questa iniziativa di stasera, ma soprattutto perché statutariamente, questo sodalizio certamente non per merito mio, tuttavia ha costruito i 40 anni della propria presenza